Vincente l'esordio sia per la Svizzera sia per il Brasile, questo accende sicuramente la partita di lunedì. Non si può parlare di Brasile senza Andersinho Marquez, che saluto, buonasera. Buonasera. Andiamo adesso, Andersinho, a sentire prima le parole di Dragan Stojkovic, allenatore della Serbia, che ieri sera era un po' risentito. Three players, the key players were injured. Mitrovic, Vlahovic, Kostic. It's too much for us. We are not Brazil. Parlava di questi infortuni, però Andersinho, mi sembra che il Brasile, al di là dell'assenza di Vlahovic, abbia davvero, come diceva Massimo prima, dominato la partita e mostrato una grande prova di potenza. Non era facile perché l'Argentina è crollata, la Germania è crollata, il Brasile no. Però le sue parole di un giorno prima non erano queste, perché lui ha proprio sbattuto in faccia dicendo che non aveva paura di questo Brasile. Adesso ha messo la cupa perché mancava tre giocatori importanti, e ci può stare. Però questo Brasile, abbiamo visto nei primi 20 minuti, un po' nervoso, che voleva entrare dentro la porta praticamente con la palla al piede. Piano piano si sono sciolti. Abbiamo visto un Brasile come ho visto negli ultimi due anni, soprattutto nelle ultime sei partite. Un Brasile che non è dipendente da Neymar, ma Neymar che dipende da loro. Quindi, secondo me, questa mancanza nella prossima partita non penso che torna prima degli ottavi, se andiamo agli ottavi, né Neymar né Danilo, perché abbiamo una vasta scelta di attaccanti, una vasta scelta di centrocampisti. Secondo me possiamo fare molto bene anche senza Neymar, perché questo Brasile, Neymar, per me, mio pensiero personale, è importante, ma è uno come tanti altri in questo esatto momento, perché lì davanti abbiamo Richarlison che segna a manette, e non parliamo neanche del gol che ha fatto. Straordinario, proprio un bel gol, che tra l'altro ha fatto uguale identico nell'allenamento a Torino. Poi esce Vinicius, entra Rodrigo, esce Rafinha, entra Anthony, esce Paquetá, entra Freddy. Secondo me, al posto di Neymar potrebbe andare Rodrigo del Real Madrid. Vediamo se non cambia nel suo schema. Entra Rodrigo al posto di Neymar. Massimo, quello che ci diceva, tra l'altro, Andersinho, stiamo vedendo la tua pagina Instagram sulla rete di Richarlison, è bellissimo quello che hai messo, mostra tutta la straordinarietà di quella rete. Anzi, invito i telespettatori a seguirti sulla tua pagina Instagram, sempre ben aggiornata, sempre tante notizie, non solo del Brasile. Massimo, dicevi prima anche quello che diceva Andersinho, la cosa che spaventa, tra virgolette, è questa. Esce quel Neymar che non è, diciamo, l'uomo solo del Brasile, ma è parte di una squadra, e entra un'ampia scelta, può essere Rodrigo, come ci dicevano. È questo che spaventa di questo nuovo corso del Brasile. Sì, confermo pienamente. Anzi, c'è chi sostiene che senza Neymar, che è un accentratore, lo si vede, al di là del fatto che sì, fa parte della squadra, ma come dire, non dico che sono in soggezione i compagni, però si vede che lo cercano anche quando magari non è strettamente necessario. Quindi credo che anche senza Neymar, e forse soprattutto senza Neymar, il Brasile paradossalmente potrebbe essere ancora più forte. Però ecco, oltre a impressionare l'arsenale offensivo del Brasile, direi che ieri ha fatto davvero molto bene anche, diciamo, proprio il sistema difensivo. Andersinho, dicevi, lo dico io, diciamo, tu l'hai un po' messa gentilmente, però ecco, l'ha detto Massimo, senza Neymar il Brasile rischia quasi di guadagnarci. Purtroppo, te lo dico, perché essendo amico di Neymar, gioca meglio perché non c'è quella pesantezza che deve passare la palla a Neymar. Loro sono più sciolti, sono più liberi, e secondo me vedremo un bel calcio. Mi dispiace per la tua Svizzera, ma secondo me questi che entrano faranno di tutto per non uscire più. Ripeto quello che ha detto il nostro collega: il mondiale è ogni partita è una partita a sé. Magari arriva la Svizzera lunedì e fa tre gol, spero di no, però
No, però sì, certo. Il mondiale non sono partite facili, non sono partite vinte, e chi entra pensando che ha già vinto, abbiamo visto l'Arabia, abbiamo visto il Giappone, chi entra pensando che ha già vinto la partita è finita lì. Andiamo a sentire adesso il contributo che ci hai mandato dell'intervista a Danilo, perché non sarà della partita, in questo caso arriverà dagli ottavi, però dice delle cose molto interessanti. Abbiamo dei calciatori importanti, abbiamo gente che gioca nelle squadre più grandi al mondo e che ogni fine settimana, ogni tre giorni scendono in campo e fanno la differenza, quindi questo è già un punto importante da dire. E poi perché noi quando scendiamo in campo con la maglia nazionale abbiamo sempre la sensazione di essere quelli bambini che in Brasile sognavano andare in campo e vincere un mondiale e poi andare a abbracciare tutta la famiglia, tutti gli amici con la coppa in mano. Secondo me questa è la cosa più importante, noi abbiamo l'illusione e abbiamo la sensazione di giocare come i bambini che sognano e che vogliono vincere un mondiale, e questo ci dà una forza che non puoi immaginare. Questa è l'intervista che hai realizzato con Danilo prima della partenza. Lui dice una frase molto bella, il sogno di bambino, che è un po' quello che libera probabilmente anche la mente di un giocatore. È una frase straordinaria. Sì, ma lì tutti quelli che sono in questo Brasile, vedendo loro, poi conoscendo tantissimi anche a livello personale, è vero, veramente... sembrano dei bambini che sono lì alla ricorsa di quel sogno e non ha ancora, almeno fino a Torino, no, che non erano ancora arrivati in Qatar, dicendo siamo nei paesi delle meraviglie, non so come si dice in italiano perfetto. Sì, esatto. È quello che ogni bambino brasiliano sogna. Io ho sognato, come tutti gli altri, un giorno prendere questa bellissima maglia gialla, indossare e giocare un mondiale. È vero quello che dice lui, ma non solo lui, tutti quanti, anche Neymar, anche i giocatori importanti che sono già, quando veste questa maglia è qualcosa di straordinario. Andresillo, il Brasile è parte favorito sicuramente, però attenzione, perché Shaqiri lo conosciamo, un giocatore che può inventare qualcosa in qualsiasi momento, e poi come dicevi giustamente tu, il mondiale ha offerto tante sorprese. Cosa non deve fare il Brasile per continuare in questa sua corsa dopo una prima partita straordinaria? Non pensare che ha già vinto, e questo soprattutto oggi, chi è lì, i miei colleghi mi hanno raccontato, e loro hanno capito l'importanza di questa vittoria, ma è passato, adesso bisogna lavorare per il futuro, che è la prossima partita contro di voi. Ho visto una buona Svizzera, non ottimale, ma una buona Svizzera che sulle fasce può fare anche male ancora lì davanti, e abbiamo visto il gol da come è nato e l'attaccante che poi è riuscito a segnare. Mi dispiace tantissimo per quello che sta succedendo con la sua famiglia lì, perché purtroppo sono cose che capitano, attaccanti cresciuti in Svizzera e poi segnando contro la sua nazione, e purtroppo c'è ancora gente ignorante che fa queste cose qui. Tornando a noi, secondo me in questo esatto momento siamo un 60% Brasile, 40% in Svizzera. Il Brasile ha fatto 24 tiri in porta contro la Serbia, in cui 11 è andato proprio, ha centrato la porta, quindi sì. Una macchina che sta lavorando molto bene lì davanti, e una difesa che ha subito pochissimo. Starà lì Svizzera a capire bene questa situazione e sfruttarla. Spero di no, però c'è sempre un rischio per tutte e due. Però in questo esatto momento, tipo 60% vittoria del Brasile, 40% Svizzera. Andresillo, grazie. Ci sentiamo sicuramente lunedì, allora. Grazie ancora. Va bene. Massimo, grazie a voi ragazzi. Prima di salutare.